Se questo canale ti piace e ti è utile, lascia un like e iscriviti. Per te è gratis, per me è molto importante. Anche un tuo commento è molto utile per il canale. Grazie! La città punica di Kerkuan ha conservato tutte le sue componenti architettoniche e urbanistiche. Fu distrutta dal console Attilio Regolo, intorno al 255 a.C. Contrariamente ad altre città puniche che, dopo la conquista romana, divennero sotto tutti gli aspetti città romane, Kerkuan fu completamente abbandonata. La punicità del sito è evidente nell'architettura, nell'urbanistica, nello stile di vita prevalentemente cittadino, nella molteplicità delle attività economiche, come negli aspetti religiosi. Uno stretto rapporto tra la città e la sua necropoli può essere percepito anche visivamente osservandone la disposizione complessiva. La città punica di Kerkuan, su una scogliera che domina il mare, situata all'estremità del Capo Bon, costituisce un'eccezionale testimonianza dell'urbanistica fenicio-punica. La città fenicia venne completamente abbandonata, probabilmente per la difficoltà di approvvigionarla di acqua potabile. Per questa ragione il suo porto, i bastioni, i quartieri residenziali, i negozi, le officine, le strade, le piazze, i templi e le necropoli rimangono senza dubbio come erano nel III secolo a.C. Il sito fu scoperto nel 1952. I ruderi risalgono alla fine del IV, prima metà del III secolo a.C., e sono testimonianza di una raffinata pianificazione urbanistica. È l'unica città punica conosciuta nel Mediterraneo che fornisce una testimonianza approfondita sull'urbanistica e sull'architettura fenicio-punica. Se ne ricavano precise informazioni sulle strutture difensive, domestiche, religiose, artigianali, abitative e sulle tecniche ed i materiali costruttivi utilizzati. Una importante lavorazione che veniva sicuramente svolta nell'antica Kerkuan era l'estrazione della porpora. Il mollusco murice, appartenente alla famiglia dei muricidi, secerne il pigmento da una ghiandola che può produrne una sola goccia. Motivo per cui il pigmento è molto costoso e pregiato. La lavorazione del pigmento poteva produrre tre diverse tonalità, il rosso porpora, molto intenso, e due sfumature più chiare. Proprio il nord della Tunisia, con Kerkuan, divenne uno dei maggiori centri produttivi del Mediterraneo. Cartagine era, al tempo, il principale centro di smistamento della porpora e da lì raggiunse Roma dove assurse a simbolo della magnificenza imperiale. Altra importante attività dell'antico insediamento è stata la produzione di ceramiche, manufatti in terracotta e monili. Il museo, inaugurato nel 1987, ospita i reperti rinvenuti durante gli scavi della città punica e delle necropoli collegate all'insediamento fenicio-punico. I manufatti testimoniano la vita quotidiana, la vita religiosa e il culto dei morti. Oltre alle ceramiche puniche, sono conservate anche ceramiche d'importazione, soprattutto attiche, della Grecia e della Magna Grecia. Questo testimonia come, fin dal IV secolo, la popolazione della città fosse in contatto con la civiltà greca e ne apprezzasse la produzione artistica. Gli scavi hanno consentito di recuperare stampi di oreficeria, utilizzati per realizzare braccialetti e per riprodurre foglie metalliche decorate.